Attenzione, questo video contiene moltissime scene con lampi di luce intermittente, causa la natura dell'arcade di cui parlerò oggi. Se soffrite di epilessia fotosensibile o malattie simili, vi prego di non guardare il contenuto perché potrebbe essere dannoso per la vostra salute. Per coloro che rimangono, grazie e buona visione. Oggi voglio fare un esperimento. Sono solito portare su questa rubrica che oramai ha superato i 50 episodi, sempre il primo capitolo di una serie e poi il secondo per apprezzarne gli eventuali cambiamenti e novità. Ma per questa volta faremo il contrario. Il gioco di oggi, Total Carnage, è il seguito spirituale, se così si può dire, anche se ambientato nello stesso universo del suo predecessore, del più ben noto Smash TV, uscito 2 anni prima di questo titolo. L'arcade di oggi è di classe 1992 ed è stato prodotto dalla Midway. Si basa su un concetto molto semplice: sparare a tutto quello che c'è sullo schermo. Però voglio che questa cosa sia chiara fin da subito. Questo gioco è volutamente trash e esagerato, quindi ora facciamo un respiro profondo e ascoltiamo la trama di questo gioco. C'è una guerra all'orizzonte e il terribile generale Akboob, sì, tradotto significa Ak-Tetta, che vogliamo farci, regnante del Kukistan. Sì, ha un'assonanza con la parola pene in inglese, perché bisogna ridere per questi giochi di parole, quindi haha, sta usando tutte le sue risorse per creare un esercito di mutanti. Intanto, le Nazioni Unite, per contrastarlo, decidono di mandargli contro la squadra del giorno del giudizio, composta da Capitano Carneficina, Captain Carnage, e il suo compagno d'arme, il Maggiore Chaos, Major Mayhem. Il primo giocatore impersonerà sempre il primo dei due eroi, e il secondo potrà unirsi in qualunque momento della partita. Partiamo ora ad analizzare il titolo, e purtroppo qui devo riferirvi tantissime cose che non mi sono piaciute. Graficamente credo che non ci sia nulla da dire, sebbene ho visto di meglio dalla stessa epoca. Total Carnage si difende abbastanza bene, gli sprite sono colorati e distinguibili facilmente, e i boss sono tutti a più fasi e sono dei piccoli capolavori a schermo per come interagiscono con il gioco. A livello tecnico, poi, il frame rate, nonostante quello che avviene su schermo, rimane sempre roccio a 60 fotogrammi, il che è incredibile per un gioco come questo e per il casino che si viene a creare in situazioni molto concitate. Musicalmente, purtroppo, devo invece riferire che, sebbene le tracce musicali siano carine da ascoltare, il mixing dell'arcade è orripilante, in quanto i suoni sovrastano troppo la musica, relegata quasi in un angolino come se fosse in castigo. Se poi a questo ci aggiungete che ogni volta che prendete un bonus si sente urlare Total Carnage, capite bene che la OST è soltanto un contorno e nulla più. Ed è davvero un peccato. A livello di gameplay, il gioco, oltre allo sparare all'impazzata e sopravvivere all'incredibile numero di nemici a schermo, ha come obiettivo salvare quanti più civili possibili e, se siamo abbastanza bravi, raccogliere ben 200 chiavi bonus, che ci daranno accesso a fine gioco allo stadio del piacere. Ma di questo ne parleremo più in là perché ce n'è di roba da dire. E non bella. I controlli sono un po' anomali per l'epoca, in quanto si tratta in tutto e per tutto di un twin stick arcade shooter, con un joystick muovete il personaggio e con l'altro sparate in ogni direzione. Per fare un raffronto veloce che possiate intendere, il titolo ha controlli simili ad Apocalypse su PS1 o al recente The Binding of Isaac, ma molto più rifiniti. Ma ciò che ammazza l'arcade e che me l'ha fatto detestare sono questi punti. Numero 1. La difficoltà dei giochi prima citati, credetemi che, se dico che è una caccola, al confronto di Total Carnage. Essendo una macchina sviluppata soltanto con lo scopo di rubarvi immense somme di denaro, è sì possibile finire il gioco senza mai morire, ma per farvi capire quanto sia arduo e quasi ai limiti dell'impossibile, sappiate che quando ho fatto ricerca di gameplay di questo gioco online c'è un solo video su tutta YouTube di un cristiano che abusa l'IA in modi che non ho mai visto fare per non essere mai colpito. Similmente a giochi come Contra, infatti, in Total Carnage basta un colpo per morire. Ogni gettone dà 3 vite e una volta finite per ripartire non occorrono uno, ma ben 2 gettoni. Facendo un rapido conto di quanti gettoni finti ho speso perché stavo emulando il gioco, arriviamo oltre la settantina, e non scherzo. Numero 2. Come vedete dal gameplay, lo schermo scrolla continuamente in qualche direzione, mentre noi combattiamo, ma il problema fondamentale è che scrolla troppo lentamente, e i nemici fuori campo ovviamente vi attaccano dagli angoli ancora non renderizzati e non vi permettono di prevedere la prossima minaccia. Numero 3. Più che livelli, in questo caso bisogna dire che il gioco è diviso in sezioni, in quanto l'arcade mai dirà cose del tipo livello completato, ma piuttosto ad ogni fine sezione
farà un check per controllare quanti punti avete incassato e quante chiavi per il Pleasure Dome avete raccolto. E indovinate un po', piuttosto che fare, che ne so, 7 livelli difficili, facciamone 4 lunghissimi e impossibili da completare se non per i crediti infiniti. A causa di questo, il tempo di gioco sfora sempre oltre l'ora, e molte volte nel gameplay completo che vi lascerò in descrizione mi vedrete quasi andare avanti per inerzia, perché è sempre la solita storia: a un giocatore si muore troppo spesso per cose che non potete vedere, tipo trappole nascoste nel terreno, i nemici sono troppi e convergono sempre tutti verso di voi, inoltre il gioco è ripetitivo al massimo e offre ben poca varietà, insomma, è bilanciato malissimo. Numero 4. Alcune meccaniche poi funzionano come gli pare. In che senso? Ve lo spiego. Innanzitutto, se vi dico che per usare le bombe dovete premere il tasto Start, già questo dovrebbe farvi risuonare un campanello di allarme. Ma inoltre, esse variano a seconda del nemico da colpire. Capite bene che anche questa cosa è molto randomica in un gioco che di randomico a mio parere non dovrebbe aver nulla. Se si è vicino a dei target semplici, la bomba comparirà come una normale mina, che se usata vi fornisce dei brevi momenti di invincibilità. Se invece il nemico da sconfiggere è molto grande, le bombe si tramutano in missili che a causa delle continue esplosioni non vi faranno vedere cosa succede a schermo. E indovinate un po' cosa succede se ci sono sia target grandi che piccoli nella stessa area. Esatto, non si capisce in base a cosa il gioco preferisce una rispetto all'altra. Numero 5. Alcune volte durante il gameplay troverete dei warp viola che vi porteranno o a challenge room o a bonus room, o addirittura vi faranno skippare l'intero livello fino ad arrivare al boss. Nel caso delle challenge room, come da nome, sono ondate di nemici da sconfiggere che una volta completate lasciano moltissimi bonus. Con le bonus room invece ottenete moltissimi punti a patto di raccoglierli tutti in un determinato periodo di tempo. Lo skip invece è probabilmente la cosa più utile delle tre. Problema è che tutti e tre i warp hanno lo stesso colore e non si sa mai cosa ottenete una volta entrati, perché i miei warp potrebbero essere anche diversi dai vostri. Che significa tutto questo? Semplicemente che il gioco genera automaticamente un seed randomico in quel momento che varia da partita a partita. Ma a chi diavolo è venuto in mente un'idea del genere? Numero 6. Ci sono davvero troppi pochi boss da affrontare, ma tutti, e dico tutti quelli che ci sono, hanno troppa vita e troppe fasi. Se il primo boss di un gioco come questo ti dura 10 minuti e l'ultimo oltre 20, qualcosa è davvero andato storto, ed è un peccato perché sono tutti interessanti da vedere e da affrontare. È solo che hanno troppa vita, e questo discorso vale soprattutto per l'ultimo boss che ha 7 fasi. Vi giuro che inizierete a maledire il fatto di aver iniziato questo arcade in quei momenti. Cosa manca da spiegare? Ah già, il Pleasure Dome, o lo Stadio del Piacere. Numero 7. Per tutto il gioco l'arcade continuerà a ribadirvi, con messaggio a schermo, che bisogna raccogliere 200 chiavi per entrare in questo fantomatico stadio, dove al suo interno ci sono tantissimi bonus per aumentare ancora di più il vostro punteggio finale. Una volta sconfitto il boss finale però, e non ci credo che lo sto per dire, ma purtroppo è vero, anche se avete 200 chiavi, per un errore di programmazione non potrete entrarvi, perché il numero minimo è 220. Un bel problema se pensate che l'arcade maxa il counter a 200 e non permette di andare avanti oltre quel numero. Eh sì, prima che me lo dite, so che esiste un hack che vi permette di visitare la zona comunque, però non possiamo sperare in pace dei fan per ogni singola cosa che non funziona. Soprattutto se pensiamo che per accedere a questa zona in primo luogo bisogna catturare il generale Akbub. Ma catturarlo in questo gioco significa andare incontro a tutti i suoi cloni e farli esplodere per non lasciarsi sfuggire nemmeno uno. E indovinate il sottoscritto invece cosa non è riuscito a fare? E ripeto, anche se ci fossi riuscito e anche se avessi avuto 200 chiavi, non avrei potuto comunque accedere alla zona extra con un bel crossover / easter egg con Smash TV. Numero 8. Infine, questo arcade è davvero ostile nei confronti del giocatore e lo insulta continuamente per cose che sono quasi impossibili da fare in giocatore singolo. Fateci caso, in un gioco qualsiasi chi rappresenta l'antagonista non insulta mai chi gioca direttamente, ma lo fa attraverso il personaggio che controllate. Questo vi fa rimbalzare gli insulti e vi incita a continuare. Invece qui funziona al contrario. Vedersi scritto continuamente su schermo, a lettere cubitali, che faccio schifo, che sono un cretino o che faresti meglio ad andartene, non mi voglio a giocare, e anzi capisco l'essere volutamente trash, ma così è davvero troppo per i miei gusti. Da come avete capito dai punti spiegati prima e dalla ripetitività dell'arcade,
Arcade. Non c'è assolutamente bisogno che vi spieghi cosa accade passo per passo, perché si spara dall'inizio alla fine per poi affrontare il generale nello scontro finale. Secondo informazioni reperibili online che ho ricercato mentre scrivevo questa recensione, questo arcade è purtroppo famigerato. È principalmente conosciuto come un quarter muncher, ovvero un mangia gettoni, e molti sconsigliano di provarlo in quanto, nonostante graficamente sia molto più bello di Smash TV, è molto blando e poco ispirato alla base, con pochissimi miglioramenti alla sua struttura generale di gioco. Personalmente, dopo mezz'ora mi aveva già annoiato e volevo giocare ad altro, perché mi sembrava di vedere sempre le stesse cose ripetute continuamente. Morte ingiuste, orde di nemici in numeri sempre impossibili da affrontare da solo, esplosioni ad ogni angolo, sempre con l'aggiunta di qualcuno che ti attacca da fuori schermo. Per completezza videoludica, vi direi di giocarlo almeno una volta nella vita, ma cavolo se è invecchiato malissimo. I port di questo gioco più famosi, oltre ovviamente la versione arcade, sono stranamente due. La versione DOS, che tra quelle PC è la più vicina a quella già citata, anche se ha un framerate orribile, e i controlli sono sì customizzabili, ma comunque richiede che abbiate due joystick per giocarlo decentemente. E poi ovviamente c'è quella simile Arcade Perfect nella Midway Arcade Treasures 2 per PS2, Xbox e GameCube. Tutte le altre sono censurate, o hanno un framerate incredibilmente lento, o sono semplicemente ingiuste, ancora di più nei confronti del giocatore. Dopo Total Carnage, sfortunatamente Midway non si è mai più occupata di twin stick shooters. C'erano dei piani per un seguito di Smash TV, ma come sappiamo nel 2008 l'azienda andò in bancarotta. La cosa più vicina ai temi di Total Carnage e Smash TV fu solo un gioco chiamato The Grid, un arcade deathmatch in terza persona. Ma sfortunatamente emulare The Grid è ancora un sogno per pochi eletti che possiedono un computer allo stato dell'arte. La domanda che probabilmente molti mi chiederanno ora è: perché questo titolo non è mai stato amato / apprezzato all'epoca? Beh, io non sono di certo un guru, ma credo di sapere la risposta. Il 1992 fu anche l'anno in cui il fenomeno chiamato Street Fighter 2 esplose per davvero negli arcade. Quindi per un gioco che aveva tutti questi problemi di cui vi ho parlato e soprattutto migliorava ben poco le meccaniche dell'originale, vi stupisce ancora che abbia floppato miseramente? A me no. Vi ringrazio per aver guardato. Se il video vi è interessato, vi prego di lasciare un mi piace o un commento. E noi ci vedremo sempre alla prossima puntata di Giochi Classici.